Maglio Di Stefano del Movimento 5 Stelle che questa mattina è in collegamento con noi dalla Lombardia. Buongiorno Maglio Di Stefano, credo anche lui come tutti in campagna Buongiorno. elettorale. Buongiorno a voi. Allora Di Stefano, senta, tanto insomma, noi tra l'altro ci conosciamo e lei è una persona schietta, sincera, ma ve l'aspettavate questo tsunami? No, ovviamente non ce lo possiamo aspettare perché io reputo chiunque una persona onesta fino a prova contraria e quindi non potevo immaginare che avessimo all'interno del gruppo qualcuno che faceva il furbo. La cosa che però mi potevo aspettare e così sta andando è la nostra solita e giusta intransigenza verso chi sbaglia. Ricordo a tutti, perché è giusto mettere dei puntini sulle i prima di affrontare questo discorso, che nessuno ha tolto soldi dalle tasche degli italiani, non c'è un illecito, c'è una violazione di un principio etico del Movimento 5 Stelle, non dell'ordinamento nazionale, e noi, anche chi sbaglia sulle nostre regole interne, non lo tolleriamo e lo eliminiamo dal gruppo. Ricordiamo che questa storia certifica però una cosa, il fatto che si sta parlando di un buco di vedremo di quante migliaia di euro a fronte di oltre 20 milioni di euro che abbiamo restituito in un fondo che ha fatto nascere più di 7.000 imprese grazie ai soldi nei nostri stipendi. Io personalmente ho restituito circa 150.000 euro con i quali probabilmente mi sarei comprato una casa volendo. Quindi attenzione a come titoliamo anche. Io ho sentito giustamente un discorso che avete fatto prima sui titoli dei giornali. I titoli sono importanti e quando io questa mattina in rassegna stampa ho letto disonestà a 5 Stelle, quando invece mi trovo davanti, ripeto, a un gruppo che ha restituito, unico nella storia, 20 milioni di euro di soldi che gli spettavano, cioè io potrei tenermeli nel conto i miei soldi, e allora io direi qualche disonesto nel 5 Stelle non può far marcire l'intera cesta di mele meravigliose che hanno fatto un atto di esempio verso tutto il paese che non se l'ha mai visto. Però Di Stefano, questo è un meccanismo che un pochino avete innestato anche voi quando accadevano cose di questo tipo negli altri partiti. Intanto Non sono io. mai accadute. Scusatemi, questo meccanismo non c'ha nessun partito, quindi non sono mai accadute negli altri partiti. Noi abbiamo attaccato partiti dove c'erano illeciti legali, cioè gente che era indagata o arrestata per corruzione, per mafia, certamente non perché si tagliava lo stipendio. Scusatemi, questo lo facciamo solo Va noi. bene, però le voglio chiedere una cosa, visto che parliamo tra l'altro di esponenti che intanto, anche se sospesi, restano candidati, perché sappiamo benissimo che non è possibile, diciamo così, ritirarsi con questa legge elettorale in questa fase. Dopo vedremo che cosa accadrà, perché loro dicono che una volta eletti, perché sono tutti in posizioni abbastanza blindate, una volta eletti faranno un passo indietro o comunque si dimetteranno, questo lo vedremo dopo, insomma. Il rischio che comunque, diciamo così, personaggi non proprio trasparenti si trovino eletti e poi voi dopo non possiate fare niente è molto alto. Beh, intanto hanno accettato di firmare un foglio di rinuncia alla candidatura. È evidente che la Costituzione protegga la candidabilità di un parlamentare, non voglio prendere in giro nessuno, ma è altrettanto evidente che, ripeto, non stiamo parlando di corrotti e mafiosi. Quindi, se hanno firmato questo documento, io sono certo che non accetteranno la candidatura al momento in cui saranno eletti, anche perché conosco queste persone. E non credo che avranno voglia di mettere la faccia davanti a un gruppo che hanno tradito dopo 5 anni di lavoro fatto insieme. Quindi io sono abbastanza certo di questo. Senta, oggi abbiamo letto che è una giornata particolare a Roma perché tutti correranno a portare, appunto, a dimostrare con bonifici gli avvenuti pagamenti, perché questo è stato richiesto poi dal movimento per andare a fondo, appunto, e verificare le posizioni di ognuno. Ma quello che mi viene da chiederle, visto che si tratta di esponenti come Martelli, Cecconi, che è stato capogruppo, insomma esponenti di primo livello del Movimento 5 Stelle, non esattamente l'ultimo arrivato, possibile che appunto un meccanismo di controllo e di verifica non l'aveste messo in atto prima?
Scusatemi, se vogliamo dirla tutta, qui questi dati vengono fuori addirittura probabilmente con un illecito, ovvero una violazione della privacy bancaria. Quindi noi come facevamo a verificare i conti correnti altrui? Cioè non si può tecnicamente. Chi infatti ha, diciamo, trovato Sì. questo problema, che lo ringraziamo, comunque probabilmente ha commesso un illecito, perché qui è qualcuno che ha controllato un conto bancario che non poteva controllare. Quindi noi, proprio per evitare di manovrare noi i soldi nostri, abbiamo scelto di far creare un fondo al Ministero dello Sviluppo Economico, così da toglierci proprio il problema. Ma evidentemente non possiamo entrare nel conto delle singole persone e verificare se abbiano bonificato, quello ce lo proibisce la legge. Quindi il meccanismo era il massimo di quello che potevamo fare. È evidente che tutto è correttibile, è migliorabile, ma è altrettanto evidente, ripeto, che noi dobbiamo necessariamente anche avere un po' di buona fede nelle persone, perché questo è un atto volontario, è una donazione spontanea che facciamo al fondo. Quindi se tu accetti una donazione spontanea, e tra l'altro anche questi che sono stati poi scoperti, si parla di 10.000 e 70.000 euro a fronte di altri 100 e 150.000 che ne hanno invece realmente versati, quindi era quasi Una impossibile parte. capire se c'era un buco o meno sul conto. Ma io sono felice che Fiano abbia fatto una netta distinzione tra un illecito e, diciamo, un tradimento etico-morale. Però attenzione anche con le parole. Io qui, come tutte le persone per bene del nostro gruppo, che ringraziando il cielo sono il 99,9%, siamo i primi a essere colpiti, dispiaciuti. Per me è personalmente una tragedia umana, perché è gente con cui ho lavorato per 5 anni Certo. ed è gente della quale ovviamente mi fidavo. E io personalmente, che ripeto, ho restituito 150.000 euro, mi dà fastidio anche personalmente, perché la mia immagine, che invece è specchiata, viene ovviamente compromessa da cose che non ho fatto. Però ripeto, quando noi fieramente intoniamo il coro di onestà, onestà, e lo faremo ancora perché ci crediamo davvero e tutto quello che pratichiamo lo facciamo in quella direzione, lo facciamo perché quello che abbiamo intorno non è un tradimento etico di alcune regole interne, è gente condannata o indagata o rinviata a giudizio per corruzione, per mafia, No, io non mentre ho noi stiamo nessuna parlando condanna. giustamente, perché noi abbiamo alzato l'asticella. No, no, non parlo di lei, Fiano, ci mancherebbe. Quando noi Avete alziamo, sì. avendo noi alzato l'asticella molto in Sì. alto, è evidente che ora ci dobbiamo prendere, diciamo, questo attacco frontale. Però è altrettanto evidente che mentre noi parliamo in questo studio, in queste elezioni politiche, i sondaggisti danno in testa una coalizione, quella di centrodestra, dove il leader in pectore, anche se poi non può essere candidato perché è condannato per frode fiscale, ovvero Silvio Berlusconi, dalla Corte di Cassazione, secondo l'indagine di condanna a Dell'Utri, era uno che pagava Cosa Nostra. Cioè, questo è il contesto politico italiano nel quale ci muoviamo. Quindi è ovvio che io mi sento e continuerò sempre a sentirmi, fino a prova contraria, un movimento che pratica e professa l'onestà. L'onestà. Poi è chiaro che sull'essere umano non possiamo fare miracoli. Se c'è una persona che a un certo punto tradisce e delinque, noi non siamo immuni neanche a gente che possa commettere dei reati, ci mancherebbe altro. Però la differenza nostra è che poi non li candidiamo, li cacciamo via. Altri li Ma mettono in veramente li lista avete proprio perché candidati sono questi? persone legate Sono al malaffare. candidati, Sono però tutti è successo candidati. dopo, è successo Fiano, lei dopo, sa cioè. perfettamente che le liste sono uscite prima che si Esatto. sapesse. Mallegni, Scusatemi. sentiamo Mallegni. Allora, Di Stefano, la faccio replicare a quanto detto, ma anche chiesto da Mallegni in questo senso, no? Di una ripartenza, visto quello che è capitato anche a voi, anche se lei appunto ha precisato che non è che queste persone, questi deputati, hanno rubato i soldi degli italiani per costruirsi la villa, fare l'impresa, ma sostanzialmente hanno tradito il movimento stesso perché non li versavano dove dovevano per statuto. Sì, allora io veramente lo dico con la massima umiltà, sono il primo dispiaciuto da quello che è successo, però non accetto che, specialmente anche se persona rispettabile, ma comunque nel partito di Forza Italia mi si faccia la morale. Cioè, Forza Italia ricandiderà anche quest'anno gente come Luigi Cesaro, detto Gigina Purpetta, indagato per voto di scambio con metodo mafioso, Angelucci, condannato in primo grado a 4 mesi per falso. Cappellacci, chiesta la condanna per abuso d'ufficio, Michele Iorio, condannato per abuso d'ufficio, Papateu, condanna in primo grado per sperperi dell'ente fiera di Messina,
Umberto Bossi, condannato a 2 anni e 3 mesi per aver usato i soldi del partito, quindi i soldi degli italiani per i rimborsi elettorali. Sì, però Di per Stefano, i fatti se suoi. Cominciamo così Formigoni, dobbiamo dire che voi avete il massone nelle liste, no, capito? No, no. Non ne usciamo. No. No, no, infatti voglio dire, io voglio dire, non voglio fare questo tipo di confronto. Una volta che però mi sento fare la morale da uno di Forza Italia, ripeto, con il leader condannato per frode fiscale, questo posso... è anche troppo. Come io direi uno? Una cosa, accolgo la prima parte dell'intervento del suo ospite di Forza Italia. Parliamo di programmi, visto che noi ce l'abbiamo presentato da un anno ed è un bellissimo programma e vorrei anche conoscere quelli degli altri. Parliamo della nostra riforma sulle imprese, delle pensioni minime garantite, del reddito di cittadinanza. Parliamo di cose serie che riguardano la vita degli italiani e la riguarderanno per i prossimi 10 anni, perché è questo che ci giochiamo il 4 di marzo. Io, ognuno ha le sue idee, secondo Mario Di Stefano, secondo il Movimento 5 Stelle, uno che ha un avviso di garanzia non è candidabile o è impresentabile, come dice il titolo di questa sezione. Sui candidati, allora io dico: da ma noi voi, non allora... lo candidiamo uno con la visione okay, di dico, ma una domanda semplice: in questa sezione in cui voi mettete insieme i condannati, quelli che hanno un rinvio a giudizio, quelli che hanno un avviso di garanzia, quelli che hanno niente, come Ferdinando Casini, che voi scrivete, ammettete, non ha nessuna vicenda giudiziaria, voi aggiungerete coloro che hanno mentito agli italiani dicendo che avevano fatto un bonifico e poi dopo poche ore dall'aver fatto un bonifico, magari sul telefonino, sul computer, hanno revocato il mandato di bonifico, cioè commettendo nei confronti degli italiani, Chiaro, dei vostri elettori, ti... ma non solo dei vostri elettori, di tutti gli italiani, un falso in atto privato, non in atto pubblico come quello eventuale di una turbativa d'asta o di un falso in atto pubblico. È una domanda semplice, voglio solo sapere se voi metterete tra gli impresentabili quelli che dicono i giornali, io non so quanti siano, sono 10 parlamentari vostri che avrebbero, solo di 2 o di 3 si sanno i dettagli, Buccarella, Cecconi e quell'altro, che avrebbero commesso nei confronti del vostro statuto questa roba, perché la, diciamo così, io penso che un criterio di uguaglianza nei confronti degli altri facciamolo rispondere, lo farete Di Stefano? Piano, io ti ringrazio per la domanda addirittura, perché noi abbiamo già detto che non solo gli abbiamo fatto firmare la rinuncia alla candidatura, ma noi pubblicheremo tutti quelli che hanno commesso questo torto al Movimento 5 Stelle, visto che di illecito non si parla, e li cacceremo dal Movimento 5 Stelle. Vedi, Fiano, la differenza reale per la quale mi sento anche oggi sotto attacco, onorato di far parte del Movimento 5 Stelle, è che noi non candidiamo per cercare voti impresentabili o figli di condannati, noi li cacciamo. Quindi noi non siamo, e rispondo anche alla grande accusa che ci viene fatta, fate i moralisti, noi non siamo immuni dai delinquenti, perché l'essere umano non è controllabile, ci mancherebbe altro, però noi abbiamo il rimedio, cioè quando scopriamo queste persone o qualcuno le scopre per noi, quindi le allontaniamo dal Movimento 5 Stelle, ecco, è evidente che se ci fosse un avviso di garanzia e l'avessimo saputo non l'avremmo candidato. Scusa, per la domanda è molto precisa, così i giornali lo possono scrivere, questo vuol dire che Cecconi è già fuori dal Movimento 5 Stelle? Perché tu hai detto li cacciamo subito, quindi Cecconi è già fuori, Buccarella è già fuori dal Movimento 5 Stelle? Avete sentito? Guardi, già 24 ore fa l'ha detto anche Di Maio. Allora, cioè, io scusi, lo posso riconfermare, sono fuori Di Stefano, aspetti, perché io invece non ho capito una cosa, lo confesso, che lo cacciamo, lo allontaniamo, Di Maio ha anche detto gli togliamo il simbolo, no? Però io devo capire una cosa. Allora, mettiamo in tutto fila... Tutto ciò che possiamo fare, certo, ovviamente. È ovvio, per questo le sto per fare questa domanda. Mettiamo in fila le cose. Abbiamo detto all'inizio che per un meccanismo non si può ritirare la candidatura, quindi sono in posizioni blindate, probabilmente verranno eletti e poi dopo. Però mi viene in mente una cosa. Lei sa, perché lo sa bene, che c'è, se non sbaglio, un senatore che sono, credo, 6 mesi che cerca disperatamente che il Parlamento gli voti le sue dimissioni perché se ne vuole andare. Bacciano. E questa roba qui da 6 mesi non riesce, perché inevitabilmente ogni volta questo povero disgraziato non riesce, diciamo così, a farsi votare le dimissioni. E ci può essere anche questo, per questo forse Fiano dice cacciare cosa vuol dire? È ovvio che Di Maio li ha sconfessati in tutti i modi. Ma io lo spiego subito. Ecco, però tecnicamente io non ho capito come avviene dopo. Allora, in realtà prima delle dimissioni c'è un passaggio che è l'unico dove si può agire, che è l'accettazione dell'elezione.
cioè il primo giorno di Parlamento tu ti presenti avendo accettato, avendo firmato la tua proclamazione. Noi abbiamo fatto firmare un documento in cui si rinuncia alla proclamazione, quindi questa gente non sarà nemmeno eletta tecnicamente in Parlamento. Ci potrebbe essere la situazione in cui in realtà se ne fregano di questo foglio, perché ti ripeto, certo, se sei in malafede puoi esserlo fino in fondo, certo. e quindi vieni comunque eletto. No, io sto spiegando tecnicamente com'è, poi ripeto, i passaggi dell'essere umano non mi riguardano. Certo. Che succede a quel punto? A quel punto si può eventualmente anche, se dovesse in realtà poi ripensarci, anche dimettersi, ma anche il caso di Vacciano, come lei ha citato, noi 5 Stelle abbiamo sempre votato affinché si potesse dimettere. Chi l'ha voluto mantenere in Parlamento e chi ha la maggioranza, ovvero il PD con Forza Italia al Senato. Perché? Perché volevano farci un dispetto, perché era più facile lasciarci nel gruppo uno in dissenso dal gruppo piuttosto che far entrare uno del Movimento 5 Stelle. Quindi rilancio la palla a Fiano e anche a Forza Italia. Se questa gente dovesse presentare le dimissioni, basterà che un gli vostro altri voto gruppi favorevole in Parlamento, esatto, e sarà dimessa, fine della fiera. Ma se vuole invece poter dire che c'è un impresentabile 5 Stelle è un'altra storia. Un attimo solo. E qui gli italiani lo devono sapere bene, perché voi siete pericolosi, siete pericolosi, siete pericolosissimi. Se siamo fieri di essere pericolosi, no, siete per un pericolosi fondato con la mano. Volevate fare il patto e poi faccia finire di Stefano. Voi siete pericolosi, perché io non avrei nemmeno, secondo voi, il diritto di cittadinanza. Non avrei nemmeno la possibilità di andare in giro libero per le strade. Io ho subito 12 anni di processi. Sei arrestato? Certamente no. Guardi, lei ride? Sì, ma è stato assolto di Stefano. Ma lei ride? Va bene, le storie comunque ride, vanno conosciute bene ride, di Stefano. Ma lei ride? Ma cosa ride? Che io sono stato arrestato, sono stato in carcere, poi agli arresti domiciliari, e dopo 12 anni assolto. Mi hanno prescritto 3 reati, mi sono opposto alla prescrizione e sono stato assolto dalla Cassazione. Secondo il vostro metro, se ascolti libero. Me, secondo il vostro metro, io sarei dovuto essere cancellato dai diritti civili e costituzionali. Voi siete matti, siete tutti matti, ve lo dico io. Allora, seconda questione. La replica, un attimo. Seconda sì. questione, e sono veloce, e finisco. Tutti veloci. Ma voi cosa avete? Avete restituito nuovamente quello che andava di moda nella Prima Repubblica, le dimissioni in bianco? Guardi che, glielo dico sul piano tecnico. Che vuol dire avete restituito le dimissioni? Cioè, istituito nuovamente. Ah, istituito. Restituito nuovamente le dimissioni in bianco? Guardi che lo faceva la Democrazia Cristiana ai tempi della Prima Repubblica, profonda allora, Prima Repubblica. Non si può fare. Allora, non si può fare. Di Stefano, intanto mi infilo anch'io nella replica, poi vado da Fiano. Quando gli avete fatto firmare il foglio di cui parlava prima? Sì, allora, io capisco tutto, però ho assistito a un delirio in studio. No, se capisce tutto. Intanto le regole del Movimento 5 Stelle, sono pubbliche e si possono leggere, quindi quando vuole le va a cercare. Siete pericolosi. Noi non vogliamo togliere nessun diritto di libero cittadino a nessuno. No. Se lei ha scontato la sua pena ed è di nuovo in libertà, per me è un cittadino degno. No, là forse ci siamo capiti. Aspettate. Ma che scontato la sua pena? Aspetti, Di Stefano non conosce la sua storia, Mallegni, è evidente, perché Di Stefano non la conosce la storia di Mallegni, quindi non entriamo in questi meccanismi, perché no, poi ma parlavo in generale. Sì, ecco, non si può parlare in generale quando Mallegni, si parla di generale. Questi temi, Di Stefano. Chi ha scontato? Non si può parlare, detto, quindi io vorrei la sua pena. Sì. Però, per me il suo caso chi è ha anche scontato la sua pena è un libero cittadino. Scontare la pena detto significa ciò, di essere, glielo dico, guardi, detto, chi scontare ha la pena significa essere stato condannato e quindi poi deve. Detto ciò? Ecco. Io mi hanno preso prima del giudizio. Detto ciò, ripeto, chi un partito, un movimento può scegliere chi candidare o meno. Noi crediamo che tra 60 milioni di italiani si possano fare liste con gente che non è stata magari in galera o con gente che non è stata arrestata o con gente filosofia. Che non ha avvisi di garanzia addosso. È una scelta. Mi dice quando l'avete non si fatto può certamente firmare quel foglio. Contestare. Di Stefano, mi dice quando avviene che si firma quel foglio che lei diceva, quando fate le liste, prima, dopo, quando grave. Si entra nel movimento. Quando è che i cecconi o i martelli hanno firmato? È stato firmato, è stato...
È stato firmato quando si è saputo di questo problema legato ai rimborsi. E che gliel'avete ovviamente fatto mica dopo? Facciamo firmare la rinuncia di candidatura a gente che non ha problemi. Ma certo, la rinuncia di candidatura mica la facciamo firmare in bianco, come diceva il vostro ospite di studio. Quindi dopo. E questa è una rinuncia firmata a seguito del problema. A seguito di quello che è emerso. Di Stefano, come diciamo così, la domanda però un po' è come come adesso lo spiegate ai cittadini, che voi siete come tutti in piena campagna elettorale. È apprezzabile quello che lei ha detto all'inizio, per noi è anche diciamo così una cosa personale, perché comunque arriva da persone a noi vicine e non ce lo aspettavamo. Sono le sue parole, quelle anche di altri esponenti che questa mattina abbiamo letto sui giornali, amareggiati, veramente amareggiati, perché non ve l'aspettavate. Adesso come riprendete il contatto con chi insomma magari è un po' in... Piano, io guardi, io ricordo, e da lì ripartiremo parlando ai cittadini, che il Movimento 5 Stelle non ha aspettato una legge, che tra l'altro non è vero che sarà abolito il rimborso elettorale, non ha aspettato una legge per rinunciare a 43 milioni di euro, e questa storia certifica, anche grazie al Ministero, che abbiamo rinunciato a quasi 21 milioni di euro. Se qualcuno ha fatto il furbo, lo allontaniamo. Certamente i soldi noi non li ridiamo al partito, li diamo ai cittadini, e sono nate 7.000 imprese grazie alle nostre istituzioni. Siamo dispiaciuti, ma siamo orgogliosi di quello che facciamo e che facciamo ogni giorno da 5 anni. Se qualcuno sbaglia, pagherà. Ma certamente il Movimento 5 Stelle è l'unica esperienza nel mondo di un movimento che rinuncia ai soldi per darli ai cittadini, e questo è un orgoglio per noi. Grazie Di Stefano, vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore, perché appunto... Grazie a voi.